Ma perché se vedi una roccia pensi subito che sia babilonese? Porco di merda, non rovinare il mio lavoro. Fatto il cazzo in faccia allo zombie, allo scheletro. Guarda, dagli fuoco a sta merda. Sono morto? Piedi di Stepney che la macchina svanisce. Ma perché ha fatto rumore di un gatto la pecora? Il mio gatto. Sì, qua è Stephanie, bentornati nel settimo episodio di Minecraft Avalo in compagnia di Anima. Bella. Ragazzi, nell'episodio precedente, se ve lo siete persi, andate a vederlo in descrizione perché è epico. Siamo stati nel Nether ad affrontare il drago per colpa di Anima. Una storia molto lunga, molto lunga. E ci siamo resi conto, abbiamo affrontato le nostre paure. Sì, le nostre paure erano alte, però siamo riusciti a sconfiggerle. Ci siamo resi conto, ragazzi, che in questa serie ci sono tanti obiettivi, ma sono obiettivi strani, tipo, cazzo ne so, prendi 3 porte di legno di questo colore, fai 100 smeraldi. Noi, ragazzi, abbiamo deciso che visiteremo tutte le isolette che abbiamo, quindi le conquisteremo tutte, cercheremo di vedere, di non lasciare nulla indietro, e poi proveremo a scappare una volta per tutte facendoci un porte verso la libertà. Andiamo nell'isoletta che dovevamo visitare l'altra volta, quando te hai deciso di mettere un portale nel mezzo e non ci passare. Mi raccomando, dai. Ma se vieni, non si può rompere? No, che non si può rompere, è una cosa in... No! Non ti avvicinare, Sasha, ti prego. Sacco di merda. Bravo. Vieni qua e adesso andiamo su quell'isoletta. Ma là in fondo non c'è un'altra isola, guarda là. Sì, quella è la più grossa di tutte. Infatti la andremo a visitare o a fine di questo episodio oppure nel prossimo, che potrebbe essere anche l'ultimo. Dipende da cosa decidono i nostri iscritti, sai? Visto che c'è tipo una costruzione là, tipo babilonese. Dove? Lì, dietro di te. Ah, dove? Tipo roccia strana. Ma perché se vedi una roccia pensi subito che sia babilonese? Perché i babilonesi hanno costruito tutto. Con le rocce. Tutto. Hai visto il lavoro di squadra? Tu semi, io pianto. Ma sto mettendo io le torce. Sacco di merda, non rovinare il mio lavoro. Facciamo un'entrata di scena alla John Cena con l'acqua. Però aspetta, Anima, c'è un problema. Aspetta, scendo. Però mai sono sceso. Ho visto, ma se è pieno di mob ci massacrano. Stai attento. Inizia a mettere torce. Torce ovunque. Poi bisogna esplorare sotto. Oh, mi sono buggato col micelio. Allora, aspetta, torcifica un po' dappertutto. Qua ci sono degli spawner di scheletri. Che facciamo? Rompiamo o li teniamo? No, rompili, cazzo te ne frega. Vai, rompi sta merda. No, non romperli, mettici sopra le torce. Ormai lo ho rotti. Quello non era rotto. Sì, Sasha, che c'hai un po' di lag. Bugiardo. Aspetta, qui c'è una pecora, dati di culo, pecora di merda. Tra l'altro uno degli obiettivi era prendere 10 tipi di lana. Diverso, vabbè. Poi nascono i funghi. Ha smesso di piovere, già qualcosa. Ci sono dei cartelli. Ah. C'è scritto, puoi esplorare questa isola per anni senza trovare un'uscita. Arrenditi, adesso. Sacchi di merda, sono fissati con questa cosa della fuga, Massima, sti qua ci sono dei poveri bastardi, lo dico io. Comunque nell'acqua trovi le risorse, io ti ricordo. È vero, l'acqua nasconde segreti. Scava, Sasha, scava sotto. Probabilmente c'è roba. Scavando, infatti, sì. Ho sentito rumori di zombie. Sicuramente c'è o uno spawn o qualche dungeon. Che noi, tra l'altro, non abbiamo visitato un cazzo le isolette che abbiamo girato. Solo superficialmente. Ah, ok. Cazzo, ma sembra un minatore cileno qua sotto con sott'acqua. Scava, scava. Io ho trovato qualcosa, Sasha. Sì. Vieni da me. C'è della luce. Luce con uno zombie. Luce, zombie e scale. Dov'è che oh, scheletri. Oh, c'è una chest. Oh! Aspetta. Sasha! Ho trovato un botto di roba. Non muoiono. Sasha, perché non muoiono? Ma non c'era niente in sta cesta. Sì, l'ho preso io. C'erano 5 diamanti. Poi c'erano dei pantaloni. Un elmetto che do a te. Non muoiono questi, zii? Guarda. Non lo so. Prendi l'elmetto. Ah no, l'elmetto ce l'hai già. Ok, allora me lo prendo io. Batto il cazzo in faccia allo zombie, allo scheletro. Guarda, dagli fuoco a sta merda. Cosa hai fuoco? Oh! Dagli fuoco a sti sacchi. Non vedo niente. Mi fai. Aspetta, ho io un'idea. Facciamo il parco acquatico, vai. Sono scesi? O sono ancora bloccati? Non sono ancora bloccati. Oh. Ok, adesso l'ho preso. Oh! Eravamo strabucati, cazzo. Ma non è che magari c'è qualcos'altro? Boh, secondo me non c'è più niente. Ma fidati che qua sono sacchi di merda. No, non voglio andare a vedere, buio. C'è il vuoto. Fidati che c'è qualcos'altro, Stefania. No, fidati, c'è il vuoto, Sasha. Penso ci sia un dungeon per isoletta. Il che significa che adesso dobbiamo andare a rivedere nell'altra cosa abbiamo lasciato indietro. Perché siamo dei caproni. Io ce l'avevo detto che l'acqua nasconde i segreti. Che poi, dopo aver visitato anche quell'isoletta, dobbiamo andare a vedere cosa c'è nell'isola con la croce. Ma non l'avevo vista? No. Possiamo risparmiare sulla spazzatura quando non sai dove metterla, che non passa il caso. No, Sasha, quella non è spazzatura, è roba buona. Sono braccioli. No.
Io di qua. Oh, no, 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 no. Veloce, vai sull'isola, veloce! Oddio, ci sono, ci sono. L'ho buttato di sotto. Stavi per morire. Aspetta, c'è l'Enderman alla mano. Ah! C'è l'Enderman, aiuto! Sei il creeper! È pieno di mostri! Occhio! Proteggimi, proteggimi, Sasha! No, scappa, sì, scappa, sì, scappa. Come scappa? No! Vabbè, l'esplosione del creeper ci ha aiutato in qualche modo, no? No, non è vero. Sti cazzi! Sono morto? Io, no, no, io ho fatto un... come si dice? Adesso ti aiuto. Ho fatto un pillar. Aiuto! Ho uno, se mi colpiscono muoio. Prego io, c'ho più. Allora, una cosa che non abbiamo ancora capito in questa serie è che girare di notte è pericoloso. Molto pericoloso, come vuoi vedere. Quindi metti poi le torce. Un coso di... Torce, torce, torce. Vabbè, era più brivido. Era più brivido. Sasha, non sparare a me! Non ho sparato niente. Sasha, uno di vita. Ho uno di vita. C'è un ragno! Un Enderman pure. C'è uno scheletro dietro, aspetta. Merdoso, lascia stare Sasha. Sasha la bagascia, lasciatelo stare. Proteggici da sopra, mi raccomando. Io scavo, vai, vai. Sicuramente se di là c'è un dungeon ci sarà anche in quest'isola. Probabile. Piedi di Stepney che la macchia svanisce. Ecco. Ho trovato della terra, cioè non della pietra. Sento dei rumori molto ambigui, però... Aspetta, aspetta. Non è che magari sono di sopra? Qui c'è roba. L'hai trovato? No, errore, ho fatto un errore. No, c'è uno zombie! C'è uno zombie nel tunnel, Sasha! Chiudi, chiudi, Sasha, chiudi. Vivremo come delle talpe nel sottosuolo. No, te non hai visto cosa c'è laggiù. Io ho fatto un pastrocchio. Tipo un carrello di creeper che ci sta venendo addosso. Aspetta, aspetta. So come fare a rompergli le scatole senza che loro possano farci niente. No, sa! Hanno penetrato! Sasha, scappa! Sasha, scappata di creeper. Sasha, scappa! Quei creeper lì. Allora aspetta a rientrare perché manca un pezzo di montagna. Io calcolo un cuore. Devo prendere un po' di risolvo un contro mal di gola. Calma, 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 calma. No, da dove caspita sei entrato tu? Ci siamo. Siamo operativi, Sasha. Siamo operativi. O aspettiamo che diventi giorno. Sto registrando. Stefanino, abbiamo iniziato questa avventura insieme, ti ricordi? No, poi aspetta. No, moriremo, Sasha, se entri muori solamente tu. Aspetta. Non moriremo insieme se entri, muori solo tu. Ho trovato qualcosa. Poi... Ok. Ho trovato roba. Ti vengo a prendere. Ti vengo a prendere perché ho trovato Vai. Una cosa bella. Io credo che sono nel cratere. Sta diventando giorno. Aia. Aspetta, entrare, ci sono gli scheletri. Aspetta. Non mi fanno risalire ste merde. Ma ah, l'accoppiamento di bastardi. Oh! Oddio, sono per cadere nel vuoto. C'è un creeper. C'è un creeper. Ragni, creeper. Entra, Sasha. Entra. Entro, entro. Ho un cuore. Non so come sia possibile questa cosa. Vieni qui accanto a me e chiuditi. Come cazzo mi hai salvato? No, Sasha, non, ti giuro, non so che caspita sia successo. Ma siamo vivi per miracolo entrambi. Vieni con me, ti faccio vedere quello che ho trovato. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda quante frecce ho addosso. Aspetta, tieni, sì. Ti regalo un fiore. L'altra volta ho trovato questo nella cesta. No, sta morendo. Ma perché ha fatto rovere di un gatto la pecora? È il mio gatto. Ah, il Bisolvon contro il mal di gola. Spero che mi guarisco. Guarda cosa ho trovato. Secondo me qua dentro c'è un bordello di roba, Sasha. Cosa c'è? Allora, intanto spondi silverfish quelli rompiamo. Cosa? Guarda, c'è l'acqua. Attento, non scendere fino giù, Ratti di merda, Valazio. Mettici le trappole. Aspetta, aspetta, aspetta. Occhio a non farli riprodurre. Vai, son giù, son giù. Ci sono gli spawner, rompili, rompili. Sono negli angoli. Sono negli angoli della mappa. Ok, spaccati. C'è una chest. Guarda cosa c'è dentro. Ossidia. Era per andare nel Nether? Te lo regalo. Grazie. Ti voglio bene. Ma perché? Cioè, era per andare nel Nether questo? Non lo so. Aspetta, facciamo una cosa intelligente. Fai così. Magari sotto c'è altra roba, no? Perché l'acqua nasconde i segreti. Mi raccomando, Sasha, non perdere l'elmo di diamante. Perché abbiamo solo... No, no, non ti preoccupare. Sono un ingegnere. Comunque, per la cronaca, vedi quanta roba ci stavano regalando, per affrontare il drago. E tu che hai messo il portale... E noi l'abbiamo affrontato per a cazzo di cane. L'episodio 5 nel Nether, nell'End, ammazzare il drago. Vieni con me, vieni con me, perché di là è pericoloso. Ok, ci siamo. Ah, corri di merda, non riusciamo a uscire da sta catapecchia. Corri. Sì, ci faremo un collegamento tipo in Skyblock, troveremo la terraferma e vaffanculo tutti. Adesso dobbiamo andare là. Ma non è che magari quell'isola lontana è proprio la l'uscita, cioè la fine. La fine? Può darsi. Sì, è tipo il mondo di One Piece, quello dove trovi Eneru, oddio. Secondo le mie coordinate è qua sotto la cesta, vado a prenderla. Se cado sappi che ti ho voluto bene. Ti amo! Sono morto. Cosa hai fatto, Stefanino? È che...
volevo darti un abbraccio dall'alto, non so se l'hai visto. Perché mi hai rotto il cuore, povera me. La fine di un bicchiere. Oh, che cazzo è questo? Perché hai fatto un buco? Ma cosa c'è scritto qua? This monument is to remember those who have been taken. È quello che abbiamo preso, questo è per ricordare ciò che abbiamo preso. Ah, per ricordare tutti quelli che sono morti nel tentativo di sfuggire. C'è qualcosa, Sasha! Dentro il monumento? Sì! Ho saccheggiato il monumento, sono un profanatore! C'è scritto Frosty Alduin, mi sa che è morto Frosty Alduin. Ah, è una tomba questa? Ma deturpiamola, cazzo me ne va, cerca. Hai trovato l'idea di deturpare! Aspetta, ce l'hai diamanti? 5. Dammene 3 piccoli diamanti, ragazzi, questo è un upgrade importante per la serie, il settimo episodio. Aspetta. Sono contento, sì. Oh! Tu stai? Che hai fatto? Ma che schifo, ci sono anche le ossa di sto coso, diamole ai cani. Così sembra un po' aretto, ma cos'è? No, sì, andiamo un cazzo, ci sono i mob adesso, è notte. E chi se ne frega? Solita tecnica, ok? Io faccio il percorso, tu metti le torce. Uno v1 qua, eh? No, uno qua, no, Sasha, no, hai vinto tu. Non voglio fare uno v1. Ma c'è la neve in st'isola. C'è la neve, c'è la neve, sì. Se non dico una stronzata... Tu dovresti avere delle enderpearl, giusto? Io ne ho 8. Ci lanciamo sopra. Veramente, moriamo anche, andiamo giù? Aspetta, sono emozionato. Forse ci bastano i blocchi, però è più figo ed emozionante lanciarsi con la enderpearl, no? Sì, direi anch'io. Metti le torce, va. Quelli scheletri. Ci siamo! Siamo dentro. Siamo sull'isola. Allora, vedo creeper. Sulle nuvole ci sono i creeper. Creeper, nuvole, tanti creeper. Oddio, il burrone. Sasha, c'è un burrone, attento, perché se prendi il burrone cadi di sotto e muori. E non devi morire, mi raccomando, Sasha. Porco! Schivali! No, dobbiamo tornare indietro! Abortire la missione! Diamante! C'è un diamante, sì, Sasha! Sto morendo! Slogga! Slogga! Devo prendere il diamante! Mi sono salvato con l'acqua! Aiuto! Aiuto! Che c'è scritto? C'è scritto, perché stai ancora cescando una via di fuga? Bastardo, noi ce la faremo, me ne vado io, Sasha. Tacco di merda, Avalon. Ragazzi, anche questo settimo episodio di Avalon è terminato. Noi speriamo vi sia piaciuto. Forse non è proprio finita, dobbiamo visitare ancora un po' di isolette, considerando anche che abbiamo lasciato un monte di dungeon indietro. Io e Sasha vi salutiamo, spero vi sia piaciuto, se è stato un pollice in su, 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 se è stato un pollice